Buonasera a tutti, da Piero Spataro. Allora, prima di iniziare il video, volevo fare un grazie infinito a Luca Passalacqua per quando ho visto quel video, davvero sono rimasto davvero molto emozionato. Gli ho fatto davvero aprire il cuore. Sentite. Buongiorno a tutti amici, buongiorno a tutti. Te lo Questa faccio vedere. bellissima giornata con 26 gradi, sole che spacca le pietre, ragazzi, una giornata bellissima. Allora, prima di iniziare il video, io ieri veramente mi si è aperto il cuore, ragazzi, perché grande Pietro Spataro mi ha fatto un bellissimo regalo del compleanno. È stato uno dei pochi regali che ho ricevuto e penso sia il più bel regalo che ho ricevuto. Guardate ragazzi, guardate che bella dedica che mi ha fatto Pietro Spataro, eh? Scusate che qua è tutto amatoriale. Allora, vai. Buonasera a tutti da Pietro Spataro. Prima di iniziare il video, volevo fare tantissimi auguri a Luca Passalacqua, che oggi è il suo compleanno, compie 28 anni. Facciamo tantissimi auguri al suo giorno speciale. Ti auguro il meglio, grande YouTuber. Continua così perché spero che tu raggiungerai i 2000 iscritti, che sono più importanti dei 2000 che hai, dei più dei 2000 che hai, volevo dire. E spero di augurarti il meglio del tuo futuro. Goditi il tuo giorno speciale. Mamma mia, ragazzi, questo qua è stato uno dei regali più belli che ho ricevuto per questi miei 28 anni. Io, caro Pietro Spataro, credimi, io ti voglio un bene dell'anima. Sei un ragazzo genuino, simpaticissimo, dolce, sei una persona meravigliosa e mi hai fatto un regalo grandissimo. Non me lo sarei mai aspettato e mi ha fatto anche la video dedica. Ragazzi, se mi volete bene, iscrivetevi al suo canale perché questo è un ragazzo meraviglioso. E con tutte le brutte cose che si vedono nel web, secondo me seguire questi ragazzi qui è un bene per tutti, perché sono ragazzi dolcissimi, dei ragazzi che non adottano tattiche, che non dicono le parolacce. Ragazzi, se mi volete, soprattutto io mi rivolgo a voi che mi volete bene, iscrivetevi per favore al suo canale perché è una persona squisita ed è una persona meravigliosa. Io Pietro ti voglio un bene dell'anima e ti ringrazio di questo bellissimo regalo che mi hai fatto. Allora, adesso. Sai che ti dico, Luca Passalacqua? Un cuore ti dedico, grazie, grazie tante. Sei unico per me. Allora, tornando a noi, allora, parlavate della Juventus Women contro la Fiorentina Women? Già hanno fatto la storia. Hanno giocato all'Allianz Stadium le due squadre. Per me è stata una partita molto combattuta, tranne il primo che nel secondo tempo. Allora, la Juventus inizia forte, forse. Anche un po' la Fiorentina ha avuto qualche occasione pericolosa. Ha preso due traverse. Girelli, la ragazza Girelli. Forse si chiama Cristina Girelli, non lo so. Non ricordo il nome. Poi nel secondo tempo ho visto un altro. Prima il legno di Girelli nel primo tempo, poi nel secondo tempo un altro. La traversa di Girelli. Cristiana Girelli, di Cristiano o Cristina Girelli, non lo so. Comunque, è importante che dico Girelli. Poi arriva. Dopo arriva forse l'infortunio di Cecilia. Di Cecilia, non ricordo il cognome. Speriamo che si riprenda la bella Cecilia, me lo auguro con tutto il cuore. Gli hanno messo un ghiaccio nel ginocchio sinistro, poverina. Spero che non sia nulla di grave. Spero che si riprenda la bella fanciulla. Allora, poi, dopo l'infortunio di Cecilia, si è abbassata un po' la Juve perché la Fiorentina è stata un po' pericolosa.
ha preso la traversa addirittura, ha spaccato proprio la traversa e poi la palla si è rimbalzata sulla linea di porta. Questa è stata una fortuna pazzesca. Poi se la palla dopo sul calcio d'angolo un'altra traversa della Fiorentina dopo il rimbalzo e poi fuori. La Juventus ha vinto questa partita 1-0 però. Ma non ricordo il nome di come si chiama, ma ha segnato dopo l'errore della portiera della Viola. Grazie a quell'errore la Juve ha vinto la partita, portandosi a più 4 dalla Fiorentina. Allora, la Juventus è a 50 punti e la Fiorentina rimane a 46. Ad esempio, il calcio femminile non lo seguo così tanto. Almeno ho visto questa partita per dare un po' di pensiero juventino, dai. Poi ha fatto già la storia la Juve e qua ci siamo. Per me era stata una partita combattuta, per me da X era il pareggio, non meritava di perdere la Fiorentina, dai, con tutto il rispetto. Allora, adesso parlo pure della nazionale, parlandosi chiaro. Allora, ho visto Olanda-Germania. Olanda-Germania è stata bella come partita. Il primo tempo ho visto la Germania. Una Germania concreta. La Germania è andata in vantaggio col gol di Sané, che parte un po' forte la Germania. Poi arriva il 2-0 di Gnabry. Con un bellissimo destro ha tirato Gnabry. Cioè, l'ha messa sotto la traversa all'incrocio dei pali. Bel gol. Poi è finito il primo tempo 2-0 per la Germania. Un primo tempo brutto per l'Olanda, da cancellare. Nel secondo tempo è cambiato tutto. Ha segnato De Ligt dell'Olanda. Poi, sul cross, l'1-2 che ha riaperto la partita. Poi arriva il 2-2 di Depay, che ha fatto rimettere in piedi la partita. E poi, quasi al 90esimo, arriva la beffa dell'Olanda con Schultz. Questa è stata una bella azione che ha deciso la partita, il 2-3 della Germania. Sono stati 3 punti molto pesanti. Ve lo faccio. Allora. La Germania ha anche girone C. Già la Germania ha vinto la prima partita pesantissima all'Amsterdam Arena. Si è giocato ad Amsterdam, Olanda-Germania. Vabbè, raga, non ho nient'altro da aggiungere. Se il video di oggi vi è piaciuto, vi invito di lasciare un mi piace, di commentare qui sotto, di condividere il mio video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se siete già iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Ciao ciao! E brava la Juventus Woman! Complimenti alle ragazze! E sempre forza Juve sia maschile che femminile! Mamma mia, sono orgoglioso delle fanciulle bianconere! Ciao!